Cecina, ospiti il nostro amico Tony, in compagnia di il nostro altro amico Gianluca. Abbiamo sfruttato questa occasione prendere un pesce qua in Toscana. Vogliamo farvi vedere. Vai, allora sì, abbiamo usato come lente superiore ma le lenta del nylon di 254 mm di diametro, ottimo per la salvare. E come terminale lo scarbo rosa particolare 0.05. Sì, alla buona, la mare in mare, diciamo così. No, niente, noi diciamo che io uso, io come pescatore, uso l'ultimo spezzone di 2 metri e mezzo, 3 circa, quindi poi lo carbo, secondo me diciamo tutto il resto è sprecato, soldi che alla fine vengano buttati via, perché 2 metri e mezzo, 3 bastano dalla lenza madre al terminale. Io uso 0.50 perché è una movimentazione di pesca sprecante. Effettivamente, fortuna non fortuna, quello che sia, oggi ha dato del vita. Facendo belle catture che poi vedete nei filmati dopo la vergine. Io uso come solito, come consiglio che abbiamo avuto con Tony, data passata di una gara, di fare una diciamo protezione sull'amo pesante. L'amo pesante perché la protezione ti porta a pescare con più di tuttini e avere sicuramente molto più cattivo di pescare un altro 60 e 70, magari avere più pesanti meno incontri col pesce, perché magari e siamo andati avanti, e questo è quello che utilizziamo noi. Oggi siamo andati a testare, diciamo, la nuova canna Sunrise da trolling traina col vivo, che secondo me è un ottimo oggetto, già detto nel video precedente, amatoriale, un ottimo oggetto di qualità, di attività, per tutto quello che può essere secondo quello che mi filmato che arriverà, diciamo. Canna da trolling Winello Adet Raptor, quando c'è il pezzo, con 14, 27, 24 livelli, 6 livelli. Per le funzioni, ottimo mulinello, leggerezza per leggerezza. Diciamo qui che sei a top, cioè hai una temperatura che è nei limiti della leggerezza e della performance. Cioè, e poi puoi dire che esci finito. Esci finito. Il cane da Formula 1, anche per due pescatori da mondiale, insomma. Diciamo che con Tony non c'è stato un po' così blando, però abbiamo vinto il mondo, diciamo che si è vinto il campionato del mondo nel 2012. Anche Tony ha provato questa canna qua, secondo te come ottima canna, ottima reazione e flessibilità, va bene. Per me oggi è andata bene, domani usciremo per un'altra battuta di pesca per testare altre cose e poi dopo domani vediamo, si darà questo conto finale. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. Salve, no. Piacere, ma guardate qua la signora, la mamma di Tony. Ci siamo visti quella sera quando sono venuti a mangiare la pizza e nevicava.
un po' che ho dormito, forse ho fatto peggio a dormire. Però... fatto bene a dormire un po' mai. Ragazzi, ti ho appena comprato, da, polpettino, mandolino d'oro. Ciao. Taglielo che è una cosa, sì, eccezionale. Ciao. C'è il bimbo filettato. Abbiamo un residuo. Vedi, bravo. No. Là. Oh, là. Pizza alla vita. No. Ecco. Non piace là. Dai, se no sono anche le mie. Se no sono anche le mie, come vuoi. Mi piace che qui l'attimo, ma non sta a mangiare, ci sono, tipo per Orlando ci dispiace, ma non c'è. Per mangiare dove bisogna venire? Da Olimpo, da Olimpo, Maria di Cesare. Presso il locale? Da Olimpo, a Maria di Cesare. Sempre lì. Se bagna la vita. Poi, insomma, ci si prova, dai, diciamo. Lo so, diciamo così. Che per voi sarà dura di appena ricciola, ma ci riuscite a fare, dai. Cioè, mette te. Perché io? Perché te non sei tanto... Non mi vedo, a te no. Vai. Io lavoro dietro le quinte. Lo sai, un team è un team. Un team è un team, ragazzi. Rette. E tanto diciamo potrebbe essere già mangiato? Diciamo. Più o meno. Sale. E poi. Eccoline di pepe misti. Oh, bravo. Bravo Lindo. Bravo Lindo. Temi caldo Lindo. Piatto cotto e mangiato. Grande Tori. Qui possiamo dire Tori. Pescato, preparato e fra un po' mangiato. Fra un po' mangiato. Un appetito. Manca solo la parola. Siamo?